10-11 animali si sono staccati dal branco e sono scesi sulle sponde del fiume Basindo per bere. Mezz'ora, tre quarti d'ora, 5 sono stecchite. Nell'arco di 6-7 mesi sono morto pure quelle altre. Michele aveva un'azienda agricola non lontano dalle sponde del fiume Basento e ha visto morire le sue mucche una dietro l'altra. Ti viene voglia di bruciare tutto e andartene proprio da questa zona, sparire completamente. Siamo in Val Basento, in Basilicata, e questa è Pisticci, 17.000 abitanti. La sua economia ruota quasi unicamente attorno allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Giù a valle, affacciato sul fiume Basento, c'è il Tecnoparco. Sorto nel 1990 su un'ex area Enichem, doveva essere un consorzio di servizi alle imprese, ma è diventato ben presto un enorme centro di trasformazione di rifiuti petroliferi. Una bomba ecologica ed ambientale, ed è stata scoperta molto tardi. Se l'avessero scoperta già 10 anni fa, avrebbe fatto meno danni e meno morti. È qui che arrivano i reflui petroliferi del centro oli dell'Eni di Viggiano. Non solo, la struttura accoglie ogni giorno rifiuti industriali da tutta Italia e dal nord Europa. Ora in parte è sotto sequestro e 5 dirigenti del centro oli dell'Eni sono agli arresti domiciliari. Secondo la procura di Potenza cambiavano la classificazione dei rifiuti petroliferi da rifiuti speciali pericolosi a rifiuti speciali non pericolosi. Avrebbero causato un grave danno all'ambiente e ai cittadini. Ecco, qui ci troviamo sul fiume Basento. Tutta quest'area che vedete è stata inserita tra i primi 50 siti più inquinati d'Italia. Queste sono acque che scottano. Anche Giovanni è stato costretto a chiudere la sua azienda. Esportava formaggi in tutto il mondo fino a quando ha scoperto che in quei formaggi c'erano sostanze velenose. Risultano che i terreni sono tutti inquinati, ci sono anche sostanze cancerogene. Io ho deciso di smettere la mia attività perché non voglio essere un venditore di morte. Vedete, qui siamo proprio davanti allo scarico del Tecnoparco. L'acqua attraverso questo canale raggiunge il fiume Basento, che a sua volta poi sfocia nel Mar Ionio. Lo scarico ricade nei terreni di Vincenzo. L'inquinamento ha distrutto anche la sua azienda. Cominciava a sentire puzza, odore sgradevole al massimo. Certi giorni non si poteva stare perché non si respirava. Non riusciamo a sostenerci più economicamente e dobbiamo chiudere. E che possiamo fare?